Quanto pare il problema di audio me lo dà solo quando gioco con Android. E non chiedetemi perché, perché non lo so neanche io. Ciao a tutti, Cuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91, anche oggi su Yo-Kai Watch, come ogni giorno, o almeno spero di riuscire a portarlo ogni giorno, se manco un paio di giorni. Niente, manca, perché non ho tempo di registrare. Comunque sia, oggi dovremmo andare avanti, dovremmo andare a Campo Fiorito, se non sbaglio. Sì, infatti Campo Fiorito. Però vediamo un attimo. Dunque, bisogna spendere. O bisogna o chiedere aiuto da me a un amico o spendere 200 monete. Oppure avere un no a livello 6. Sì, ce l'ho a livello. No, deve raggiungere il livello 6. Spendiamo. Per forza. Non posso fare altrimenti. Ma prima di andare avanti, direi di andare a vedere i messaggi. Ci sono dei messaggi per me. Cos'è? Scatta il timbro, ok, monete. Aspetta un attimo. Spirito in dono da potente France. È riscattato tutto allora. Vediamo un po' un attimo le missioni del sergente quadro, perché può essere che. Sì, infatti, perché sono entrato il settimo giorno, vero? Quindi ho diritto alla ricompensa. Ma ci sono le missioni di oggi. Totalizza 50.000 più punti. Vabbè, siamo subito 15 mosse. Scoppia 1.500 Weebob. Questa già la sapevo. Ci sono addirittura due aree, due boss segreti. Segreti più o meno da e altre un'area segreta che sarebbe le fognature di Valdoro. Vola Domi, cavolo, è la prima volta che lo trovo su un gioco. L'avevo visto su qualche artwork, ma questo proprio mai. Praticamente la controparte bella di Uccellatro. Bella si fa per dire. Io credo di essere come sempre sottolevellato per il livello a cui sto adesso. Cioè, io non so come ho fatto ad arrivare fin qui. Perché guardate i danni che fanno. Comunque sia, Rettilarbitro ce l'ho messo perché serve. Serve Rettilarbitro, è molto forte. E non yokai davvero niente male. Aspetta un po', se riesco a collegarlo. No, non ci riesco io. Metti via Ichibanian, ok. Boom, baby. Aspetta, aspetta però. Fammi gnomino che mi serve la grande. Ah, sto in delirio. Ho fatto allora, ho vinto. Non è facile però, eh. Dovrei forse mettermi squadra yokai più forti? Non dovrei, devo. Però cerco di andare avanti con questi perché gnomino voglio farlo, voglio portarlo al livello 32 e quasi evolve addirittura, neanche al 29. Quasi evolve al 32. Quindi vorrei portarmelo più in alto possibile e riuscire a farlo evolvere. E cura anche molto di più. Abbiamo Rivela. Ma Rivela non dovrei avere alcun tipo di problema contro Rivela. Rivela. No? C'è il Noco. C'è il Noco. Ottimo, ottimo, ottimo. Il Noco fa guadagnare un sacco di punti. Proprio quello che mi serve. No, dai, a perdere contro di lei, no, eh. Mannaggia, non l'ho. Mannaggia, all'ultimo! E no, stavolta la continuo, cazzo. La continuo, non mi interessa. Stavolta voglio continuare, dai, non posso perdere la sfera, dai. Vai, Shibanian, finiscila tu. Ah, cioè, non ce ne manco più uno, dai. No, stavolta la sfera non potevo perderla, non mi interessa. Pure amica, ma. A un certo punto che me ne frega di Rivela, amica. C'ho Schelevecchia che è mia amica. Che cos'è questo? Collega almeno 7 Weebob. Mannaggia. Il Noco ha dato i suoi frutti. Allora facciamo una cosa. Ho rimesso Sailornian. Perché ho visto che cura di più di Gnomino. E Gnomino me lo alleno a parte. Davvero Whisper? Insomma, Baguro. Vedrò, vedrò. Se va bene o no. E quindi cura 233 invece che 200 come Gnomino, che è a livello 27, 28, non so quanto dico che livello sta, non ci ho fatto caso veramente. Ma sto a livello piuttosto alto. Ora non c'entra niente, però già 3 non reclutati e sta a livello 3 l'Energy Max. Invece Sailornian sta a livello 1, però ha, e cura 233. Poi ha anche più attacco, più punti salute, quindi. Insomma, devo mettere dei paletti e vedere quali sono le priorità. Perché o devo vincere e se.
Ehi. Va bene, Fratosto va benissimo. Oela! Bello da casa! Oh, questo quanto mi piace. L'Energy Max è più forte. È a livello 1, può migliorare, può migliorare. Però i PS scendono di 151. Insomma, non è che siano tanti, Però se guardiamo la squadra, stiamo intanto andando verso sempre più alti stiamo. Ho livelli bassini, davvero bassini. Però si può sempre migliorare. Ci vuole un pochino di tempo, ci vuole un po' a grindare. Quindi grindo un attimino ancora e poi ci rivediamo. Ma io penso di essere pronto. Intanto riscatto quello che ho preso. Vediamo un po'. Non so se ho fatto 1500 Weebob scoppiati, ma no, 631, vabbè. E quindi c'è mossa speciale, ne ho fatte una ventina a sto punto. 50 monete, grazie proprio di esserti sprecato. Però io penso di essere pronto. Magari no, però intanto ci provo. 1.052.000 punti, Weebob 7 dimensioni 7, termina entro 110 secondi, non 120, 110. Vabbè, perché ho levato, andiamo. Livello consigliato 16. Ho ottenuto Jibanyan proprio perché il livello consigliato. Magari poi non c'entra nulla. Ecco, c'è anche Negatina, apposta. Le sfortune non vengono mai da sole, eh. Attivo subito Sailornian, cerco di fare. Cerco di mandare subito l'energimetro di Sailornian al massimo, perché sennò qua davvero bella non è prima. Malandro, livello 39. Vediamo un po'. Ottieni almeno 53.000 punti, ottieni una combo di almeno 6. Termina con una mossa Energy Max. Potrei farcela la mossa Energy Max, me la tengo. E gliela scaglio contro quando sta per finire. Malandro amico, bene. Chi è Shibanyan? Vai. Finito, con Energy Max finito. Yeah, baby. Andiamo, così si fa. E un panino pure, vai. Perché siccome mi serve il panino. Abbiamo 54.000 punti, due sfere bonus. Collega almeno 8 Weebwob. Potrei farcela, potrei farcela. Vedete ora come sta andando tranquilla senza yokai più deboli? Purtroppo devo mettere yokai forti, non. Io non posso competere certo con persone che sono a livelli. Che hanno praticamente già finito il gioco, diciamo. Che sono a quei livelli lì. Però, beh, intanto cerco di fare del mio meglio per il livello a cui sto. E comunque sì, accetto sempre consigli, e i consigli sono sempre ben accetti. Eccolo qua, fatto. Vai, distruggiamo sto tartaricordo. Tartarcordo. Non tartaricordo, tartarcordo. Dovrei avercela fatta con il coso di Cibacoma. No? Ok, allora. Ciao. Ciao, ho detto. Quanto è dura? Ah, oh, fatto, meno male. Ne ho collegati 9 di Weebwob, quindi. Oh, anche amico, vabbè. Non è che mi serva molto. Aspetta un po', ma io ho schede vecchia e la crema quella che mi ha dato uno yokai. Il Baku bianco, ma non mi ricordo come si chiama. Non era con schede vecchia che si fondeva la crema? Devo ammettere una cosa, Yokai Watch Wibble Wobble è una droga. Anche se Yokai Watch in generale è una droga. Io devo ammettere che ho acquistato il primo Yokai Watch senza sapere cosa fosse. Ho detto mi butto, vado sulla fiducia. Non ho idea di cosa sia, non so di cosa tratti, non so che cosa bisogna fare. Avevo ordinato il gioco e poi dico proviamo la demo. Vediamo com'è. Praticamente ho fatto una cosa che nessuno sanamente farebbe, ovvero ordinare prima il gioco e poi provare la demo. Perché in genere si fa il contrario, prima si prova la demo e poi si vede se il gioco può essere valido. Io ho fatto il contrario. E devo dire che non me ne sono pentito. È uno dei migliori giochi che io abbia mai provato. Devo essere sincero. È uno dei migliori giochi degli ultimi tempi.
Ovviamente da noi il brand è arrivato castrato in parte e tardi, come in Azum Eleven. In Azum Eleven da noi è arrivato tardissimo. Non sappiamo neanche se avremo mai la localizzazione dell'ultimo di Galaxy. Noi siamo proprio noi europei, perché in America neanche è arrivato in America, a dire il vero, Gli americani non c'erano proprio in Azum Eleven, non è un brand per loro, diciamo. È arrivato solo in Europa, oltre al Giappone, e sono davvero contento di questo, però se arrivasse in Azum Eleven Galaxy mi farebbe ancora più contento. Sono molto contento dei miei yokai. Cos'è che non ho soddisfatto stavolta? Ottieni una combo. No. Ma il bello è che dopo mi tocca farle offline queste cose, uffa. No, non voglio neanche vedere, dopo ci penso dopo, tranquillo, con calma me le guardo tutte. Facciamo questo, poi facciamo un altro, vediamo quanto sto. Due guerriso. Nonostante io abbia potenziato di molto la squadra, perché il potenziamento è notevole, credetemi. Lo so. Non sto facendo grandi cose. Devo allenarli ancora molto. Vai, è fatta anche questa. Yeah, boom, baby. Insomma, con Negatina è andata un po' tirata la cosa, però è difficile, dovrei livellare ancora un bel po'. Però sapete che facciamo? Fermo il video qui perché non posso neanche postare a level up. Blocca il video, riprendi, blocca il video, riprendi. Insomma, è un po' una seccatura. Quindi, fermo il video qui. Problemi di audio anche in questo video? Problemi di audio? Boh, non lo so, vedremo. Io come sempre, comunque sia, vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che possa esservi piaciuto. Nel prossimo cerco di arrivare almeno a uno dei boss, perché mi sembra che ce ne siano due. Vediamo un po'. Al 50, no, ci sono. C'è al 60 il boss, però ci sono due boss segreti, diciamo, due scorciatoie. Cercherò di arrivare. Scorciatoie, insomma, ci siamo capiti. Due schemi arancioni, ecco, cercherò di arrivare a questo, almeno a questo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo nel prossimo. Bye bye!